Il signor Pippo Franchina qui a Gala di Mamertino ci ha fermato. Vuole che andiamo a vedere il suo museo e noi con piacere accettiamo questo invito. Approviamo tutto. Ok. Bene, cosa contiene questo museo? Ah, un po' di cose antiche, che già ormai quasi sono scomparse, io mi do da fare a farle vedere ai giovani che crescono oggi, almeno vedono cosa i nostri nonni, i nostri padri, cosa avevano una volta, cosa usavano per sopravvivere. Non vediamo l'ora di vederlo, quindi siamo veramente curiosi. Vediamo. Continuiamo a camminare qui a Gala di Mamertino. Prego, faccia strada. Sì, stiamo andando a casa dove c'è il piccolo museo. Tutto fatto da lei? Tutto inventato da me, più che altro. Allora, ci racconti tutto allora? Ah, raccontiamo. Questo albero ha 40 anni e sopravvive ancora, anche che dentro è vuoto. Dentro è vuoto e sopravvive. Oggi ho dato la potatura. Poi. Questo è il nostro plantatore di Galati, sempre fatto tutto da me, sia la vara che anche questa è la forma del pozzo, costruito da me. Ho fatto pure questa, la vediamo. È anche un bravo scalpellino. E purtroppo è così, faccio qualcosa, mi passa il tempo. Complimenti. Questa è opera mia, l'edera, le ginestre, belle quando sono in fiori, l'angolo più invidiato di Galati. Mi invidino che ho questo angolo comunale. Qua facciamo vedere la nostra grande rana. Ti racconti come ha fatto quest'opera? Questa era una grossa pietra, ci ho messo circa 8 mesi di lavoro, tutto a mano, tutto. C'è un crocifisso. Io facevo il fabbro e ho voluto fare il crocifisso, tutto saldatura. Quelle sono elettrodo squagliato, tutto saldatura. E questo c'è qua un po' di bassorilievi, che quando avevo un po' di tempo, anche magari che c'avevo fretta, cercavo di fare. Queste cucinelle ce l'avevano sopra una macchina, la regramazzavano.